Aspetta, resta lì che c'è un tuo compaesano di origine napoletana pure lui. Aspetta, aspetta, poi dici quello che vuoi sulla Meloni. Fermi tutti, è con noi Enzo Spatalino. Buonasera, applausi. Ciao Enzo. Ma questo non si vergogna, ancora in circolazione. Fammi parlare un attimo con il tuo collega. Ma questo ancora in circolazione sta, non collega, si vergogna. Dopo le pappine che ha preso a Trento, dopo le pappine che hai preso, e ora ti finiamo. Ti abbiamo messo in mutande. In mutande stavi, messo in mutande. Come stai? Ancora in circolazione ancora in circolazione. Ma non ti sei andato a nascondere dopo Trento? Tutte le pappine che hai preso. 3 giugno a Trento ti ho detto di specchiarti nella tazza del cesso del water. Hai con tutte le pappine che... hai io detto comunque, al tuo water qua... non sono degno di te. Enzo, togli viva voce. Sei in viva voce. Spatalino è una specie di bagno alla turca. È una specie di bagno. Sai che bagno alla turca è scomodissimo. Non ho saputo più niente sugli sviluppi della situazione, Parenzo. Hai abbracciato il cesso. Ma questo è pazzo. Hai gridato non son degno di te. Non son degno di te. Vergognati. Allora, mentre mentre Enzo Spatalino, Enzo, mentre tu rimetti a posto il telefono, noi facciamo partire alcune tue ultime performance che danno anche un certo significato. Inascoltabile, che danno un significato alla tua presenza. Vai regia, musica sotto. Prima bisogna musica sotto. Far capire alla delinquenza, a cominciare dai sacchetti a perdere stranieri, per poi passare alla delinquenza nostrana, e lo Stato reagisce. Bisognerebbe far capire a questa feccia africana, magrebina che sia, che la musica è finita. Ma prima o poi gli africani si organizzeranno e verranno casa per casa, quando saranno in tanti e non ci saranno tanti poliziotti, carabinieri, vigili a difenderci. Allora, caro Parenzo, hai sentito sacchetti a perdere, la feccia africana, la musica è finita, ha parlato di feccia africana. Gli africani si organizzeranno, questo ha detto. È da denuncia, è istigazione all'odio. Secondo me è istigazione all'odio per queste cose. Enzo, rispondi a Parenzo. Non c'è nulla da ridere, è una denuncia. Parenzo è il giornalista. Io sono provocatore, tu parli di persone in questo modo, il provocatore sarei io? E da chi sarei stato raccomandato? Ma non l'hai mai detto? Ma dillo da chi? Ma perché non fai i nomi? Ma da chi sarei stato raccomandato? Ma da chi? Bagno alla turca che non sei altro. Bagno alla turca. Scusami, perché parli di feccia africana, Enzo? Non mi hai risposto, Parenzo. Ma uno così può permettersi di parlare di feccia africana, sacchetti? Ma come si permette? Non sono degno di te. L'hai fatto, Parenzo, dimmelo. Sei talmente una persona schifosa da attribuire a delle persone l'aggettivo sacchetti a perdere. Persona schifosa. Però scusa, andiamo nel merito, Enzo, inutile dire sempre le stesse cose, raccomandato eccetera eccetera, inutile, prima bisogna anche portare le prove. Qui non ci sono querele. Scusami Enzo, però quando tu parli di feccia africana, a chi ti riferisci? La feccia africana è una cosa pesante, la feccia africana, di la verità, è una persona schifosa uno che parla così. Sei tu un grandissimo schifoso. Tu e chi non te lo dice
che provi sulla pelle di queste persone, sulla pelle di queste persone provi a dire delle cose politicamente scorrette, buffone schifoso, non ti confronti. Riusciamo un attimo. Bello, se riusciamo guarda, un attimo. Sarebbe bello. Aspetta. Vai. Cerchiamo di riprendere il collegamento, vediamo che succede. Ristoratori, due sedie a olivi è un tavolino. Aspetta. Enzo, ci sei? Enzo? Sì, Giuseppe, sono. Allora? Sì. Allora, gli africani si organizzeranno prima o poi. Che ti a perdere? Sì. Chi è questo? Povero imbecille. Sì, coglione, ci sono sacchetti a perdere. Vergognati, lo dice confrontati Enzo dialetticamente. Scusami, perché confrontati civilmente. Io sono Enzo Spadellino. Non sei nessuno, Parenzo. Sono un povero mentecatto che si chiama Spadellino. Vabbè, non c'è via d'uscita. Devi ringraziare i tuoi protettori. Ma perché? Ma quali protettori devi ringraziare? Tu non sei nessuno, Parenzo. Ma chi sono? Ma chi sono? E tu lo sai bene. Ma chi sono i protettori? No, bene. No, voglio saperlo da te. Se non no, avessi i tuoi protettori, non sacchetti di merda. Voglio saperlo da te. Voglio saperlo da te, sacchetto di merda. Voglio saperlo da te, sacchetto di merda. Voglio saperlo da te. Voglio saperlo da te. Chi sarebbero i protettori? Tu lo sai bene. Chi sono i tuoi protettori? A Milano, a Padova, vergogna. Riconosciamo i tuoi protettori. Ma chi sono? Almeno sono? E chi sono? Dillo. Però scusami, Spadalino, ma dillo. Ma dillo, brutto nessuno. Schifoso. Fai ma, i nomi. Ma è vero, ma aspetta, fai i nomi invece. Spadalino, Spadalino, ma brutto schifoso. Fai i nomi. Ma è vero, no. Ma brutto schifoso. Aspetta, fermo. Fai ma nomi. È vero, ma non c'è fai nessun nomi. Protettore. Non c'è nessun protettore. Spadalino, io voglio capire, è vero o no che prima o poi gli africani si organizzeranno? Chi è che si organizzerà? Non ho capito. Chi è che si organizzerà? Chi è che si organizzerà? Gli africani si organizzeranno? Perché li chiami sacchetti a perdere? No, non tutti, ma molti che vengono in Italia sono sacchetti a perdere. È gente che non serve alla nostra società. Volete capirlo, sì o no? Voi del politicamente corretto. Molto bene. È gente che distruggerà la nostra cultura, la nostra religione. Questa è la tua cultura, la nostra cultura. Dice lui. Scusi, Togno di Parenzo. Ma che c'entra Parenzo? È colpa anche tua e dei tuoi amici di sinistra. Ma sputati in faccia che ti pulisci un po'. Se ti sputo ti pulisco. Se ti sputo ti miglioro. Se ti sputo ti miglioro. Ma se ti sputo ti miglioro, pagliaccio. Ma detto il tuo cesso. Ma pensa, vergognati, pagliaccio, sacchetto a perdere. Non vali niente. Però scusami. Non vali niente. Però scusami, io non vorrei. Puoi dire a questo sacco di merda? Puoi dire a questo sacchetto di merda anziché a perdere? Questo povero sacchetto di merda. Mi puoi chiedere a chi si riferisce quando parla di protettori? Perché devo querelarlo, se no chiedigli i nomi. Ma che te ne frega? Chiedigli i nomi. Scusi, chiedigli no. Guarda che non ti ho dato una sberla perché sei semplicemente un vecchio rincoglionito. Altrimenti ti do una sberla che ti ribalto, vecchio rincoglionito. Enzo, andrai al gay pride. Fanno un guarda, guarda che non ti ho tirato un calcio nel sedere perché sei un poveretto. Solo per quello ti tiravo un calcio nel sedere che volavi da Trento a Ragusa. Da Trento a Ragusa volavi. Mi viene il vomito, te lo giuro su Dio. Enzo, mi viene il vomito. Enzo, scusa, con quella faccia da topo, da topo Gigio. Mi viene il vomito quando ti vedo qualche volta in televisione. Non ti sopporto. Scusami, Enzo. Sì, va bene, sono felice. Non vai a sfilare, in un gay pride, non vai a un gay pride a fare un reportage. Ti piacciono i gay pride, Enzo? Scusami. Io vuoi che io vada in mezzo a quel circo, a quella forma di esibizione. Circo, non è per me, non è per me quello spettacolo. No, un intellettuale di primo livello, no. Figurati. Ci mandi il Parenzo. Non è per me, disse. Parenzo travestito. Non è per me, disse. In calzanaglia, mandaci circo. Parenzo. Non è per me. È lui che deve andare a fare un servizio a un gay pride. Gli si addice a quel mondo.
Mandalo. Chi voteresti oggi? Una sola cosa, 20 secondi. Chi voteresti oggi, Enzo? Dimmi la verità. Fratelli d'Italia, un miliardo di volte. Eccolo qua, eccolo. Bellissimo. Qua. Beh, non so se è uno spot a favore della Meloni. Comunque si può dire tutto. Sai, ma Enzo che non so se gli state Enzo facendo Spatalino un favore. Non è un grande personaggio, un grande marchio, direi. Spatalino, un grande marchio. E fermi tutti. Grazie. Con Conad ogni tuo spostamento può essere più green.